Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, vediamo adesso velocemente come e cosa permette di fare. Alienware Command Center è un applicativo inserito appunto negli Alienware, permette in pratica di interfacciare e personalizzare l'Alienware con i gusti dell'utente. Generalmente i computer appartenenti alla fascia Alienware hanno la possibilità di colorarsi in vari modi, così appunto da abbinarsi al meglio, per esempio le periferiche e i gusti dell'acquirente. Andiamo quindi ad avviare il programma. Come vedete, noi adesso stiamo inquadrando lo sfondo del nostro Alienware, eccoci qui. Abbiamo avuto quindi accesso alla nostra pagina di configurazione, possiamo quindi andare a selezionare i vari colori del fianco sinistro, fianco destro e della parte frontale, come vedete il bottoncino che appunto permette poi l'interazione estetica quando si guarda l'unità dalla parte frontale. Abbiamo tema attivo, test, perché noi appunto siamo sempre ricchi di fantasia, ma ne avete anche altri, vedete, per esempio avete già un tema Alienware oppure avete diversi temi basic. Potete utilizzare quelli già precaricati, ci mancherebbe, però potete anche personalizzarli. Infatti, come vedete in basso, avete aree, potete selezionare tutte le aree così da vincolare tutte allo stesso colore, oppure no. Per esempio, potete anche deselezionare questa opzione e andare nella modalità avanzata. Come vedete, potete anche impostare, per esempio, un ciclo. Quindi potete anche stabilire, per esempio, una serie di colori. Potete quindi andare a modificare il sistema in modo tale che risponda in base a determinati eventi, come vedremo poi più avanti. Vogliamo selezionare tutte le aree e andarle a gestire con un determinato colore. Adesso è rosso, passiamo al giallo. Vedete che la colorazione si modifica molto velocemente. Vedete quindi che il nostro Alienware X51 cambia velocemente colore. In questo caso, per esempio, stiamo sull'arancione, ora stiamo sul lilla, mo stiamo sul blu un pelo più chiaro, blu ancora un pelo più chiaro, ora siamo in modalità nero, quindi è tutto spento, ora siamo in modalità bianca, quindi come vedete abbiamo una gestibilità davvero davvero molto buona. Questo ci permette in pratica di confezionare su misura il nostro Alienware in base ovviamente ai nostri gusti essenzialmente. Possiamo però personalizzare anche in colori diversi, per esempio in questo caso abbiamo la parte laterale rossa, il teschio lo facciamo bianco, quindi come vedete il fianco sinistro è verde, il centro è bianco, all'estrema destra c'è star rosso, quindi in questo modo per esempio abbiamo confezionato la bandiera italiana. In questo modo quindi possiamo tranquillamente gestire le tre aree, come vedete, in modi decisamente autonomi. Questo vi aiuta di molto nel riuscire per esempio a sfruttare al meglio, per appunto i vostri gusti estetici, il programmino in questione. Torniamo quindi al programma, come vedete noi appunto abbiamo mantenuto l'ultima selezione cromatica, quindi verde, bianco e rosso, quindi in questo modo ci permette, come potete facilmente vedere, come vi abbiamo mostrato in live, la modifica del colore delle tre parti essenziali che possono essere pittate della vostra nuance preferita, e in questo modo quindi potete procedere in modo decisamente facile. Abbiamo comunque la possibilità poi di applicare, salvare il tema oppure fare annulla. Questo è Alien FX, quindi è la prima delle varie parti che appunto va a comporre il programma. Abbiamo in ogni modo anche Alien Fusion, dategli qualche istante, come vedete passa ad Alien Fusion, nel frattempo ovviamente quello che avete modificato come estetica dei colori viene mantenuto. Per quanto riguarda Alien Fusion vi permette in pratica di impostare valori predefiniti, quindi tornate in pratica al setup di fabbrica, potete in questo modo andare poi comunque a impostare per esempio la password necessaria alla riattivazione oppure operazione pulsante di alimentazione. In pratica Alien Fusion vi permette di personalizzare quelle opzioni che usualmente dovreste andare a scartabellare all'interno delle impostazioni del pannello di controllo Windows. È un'alternativa. Avete le impostazioni avanzate,
vi permette per esempio, vedete, di impostare l'USB, la sospensione, vedete, disco rigido. Se vedete, quest'albero di opzioni è decisamente simile a quello che trovate in opzioni risparmio energetico. Quindi è un altro modo appunto di impostare questi valori. Avete in ogni modo, come potete apprezzare, anche bilanciato prestazioni elevate e risparmio di energia, che vi richiamano ulteriormente il sottopannello nel pannello di controllo dedicato al risparmio energetico. In questo modo quindi potete andare facilmente e velocemente nelle vostre impostazioni e modificarle senza ricordarvi per esempio quale sezione del pannello di controllo dovete andare a sfogliare. Avete in ogni caso anche le modalità di gioco, potete per esempio impostare determinati set di impostazioni, azioni da eseguire per esempio all'utilizzo di un gioco. Noi abbiamo fatto una prova semplice con Spider, è in pratica un set di istruzioni, voi nel momento in cui fate nuova modalità potete selezionare un gioco, potete quindi andare a, facciamo tipo Backgammon, tanto per pigliare il primo della lista, possiamo fare avanti, vedete che potete impostare la sequenza di azioni, quindi lettore multimediale, monitoraggio gioco, VoIP, chat, quindi la vostra messaggistica, oppure potete utilizzare anche applicazioni, collegamento web, AlienFX, quindi potete per esempio andare anche a gestire, vedete, un tema attivo, oppure potete andare a gestire un altro, quindi in questo modo vi permette di personalizzare il tutto in maniera decisamente agevole. Al termine potete chiudere il programmino e vedete, noi abbiamo appunto la nostra modalità di gioco Spider e comunque abbiamo anche la modalità di gioco Backgammon su internet, perché appunto noi abbiamo fatto questo paio di prove, quindi appunto questo paio di concine noi ci troviamo tra le mani. Detto questo, non credo ci sia altro da mostrarvi sull'Alienware Command Center. È un programmino che vi agevola per esempio sulla colorazione della macchina in questione, vi agevola perché appunto vi permette senza particolare sforzo di personalizzarla. Avete le opzioni di risparmio energetico raddoppiate, perché in questo modo potete gestirle direttamente dalla stessa applicazione, e avete la possibilità di creare queste scorciatoie rapide che possono essere decisamente comode. La demo software in ogni caso termina così, non c'è altro da mostrarvi, io quindi vi ringrazio dell'attenzione, vi invito a seguirci attraverso il sito web formobiles.info e vi invito a seguirci anche attraverso i canali social che abbiamo attivato per voi, siamo su Twitter, Facebook, YouTube e Dailymotion. Se ci seguite rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornati su tutto quanto andiamo a pubblicare per voi. Ora è tutto, grazie, ci vediamo online, un saluto a presto da Giuseppe Ragozzino.